Buongiorno e ringrazio naturalmente il professor Vatanaro e il professor Leghialdi perché mi danno molto gentilmente la possibilità di stare qui con voi in occasione di questi incontri tra imprese e studenti, in questo caso imprese, pubbliche amministrazioni e studenti. E per me è molto gradita la cosa perché, avendo i capelli bianchi e avendo, diciamo, una certa età, o se volete una età certa, la cosa molto carina è che venendo qui e vedendo questi ragazzi, voi giovani, insomma, ingegneri, no? Tra un po' entrerete nel mondo del lavoro, quindi, e siete dei libri da scrivere, quindi è bellissimo, per noi è un'energia straordinaria, veramente straordinaria. Quindi mi fa piacere essere testimone, diciamo, di questa circostanza. E io inviterei subito i nostri ospiti che sono Francesco Castanò dell'Istat, Michele Melchionda Corte dei Conti e Stefano Tomasini INAIL. Prendete posto come più vi viene comodo, abbiamo un microfono, quindi gli altri due ospiti da questa parte. Allora, noi ci occuperemo del punto di vista della pubblica amministrazione. Allora, prima farei un piccolo commento relativo al punto di vista sulla pubblica amministrazione. Ecco, farei un primo riferimento al punto di vista sulla pubblica amministrazione. Allora, qual è il punto di vista sulla pubblica amministrazione? Innanzitutto il nostro punto di vista sulla pubblica amministrazione. È un punto di vista negativo. Chiunque abbia avuto di voi a che fare con la pubblica amministrazione, e ciascuno di voi, nonostante la giovane età, ha avuto sicuramente a che fare con la pubblica amministrazione, che immagine ne ha avuto? Di un pachiderma, una struttura lenta, poco attenta alla novità, al cambiamento, all'innovazione, polverosa, spigolosa, poco gentile, eccetera, eccetera. E tutti i peggiori difetti che vi vengono in mente potete affibbiarli alla pubblica amministrazione. E quindi ci dà l'idea di un paese vecchio, un paese fermo, con poche idee, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è vero, ma è vero in parte. Perché? Perché noi siamo, come dire, anche il nostro paese che sembra fermo, è pervaso da un grandissimo moto di trasformazione. E naturalmente il cambiamento riguarda anche la pubblica amministrazione. E noi abbiamo la fortuna oggi di avere tre rappresentanti di tre pubbliche amministrazioni diverse tra di loro, che rappresentano proprio questo, rappresentano lo sforzo immane, molto più grande di quello che si fa nelle aziende, dove c'è lo scontro tra vecchio e nuovo, perché nella pubblica amministrazione il vecchio è molto vecchio, ma il vecchio è anche molto forte, molto grande, granitico, con una resistenza, una capacità di resistenza straordinaria. Quindi in un certo senso loro sono degli eroi e se andaste a Piazza San Pietro sareste subito candidati per una beatificazione papale. Tanto per Subito essere. allora, prima che ci ripensa. Quindi questo è il punto di vista sulla pubblica amministrazione. Quindi quello che faremo noi oggi, cercheremo di dare il punto di vista della pubblica amministrazione, ovvero di quella parte di pubblica amministrazione che ci piace. E abbiamo tre campioni, diciamo, nei loro rispettivi ambiti, ovvero Istat, Corte dei Conti ed INAIL, che si occupano degli apparati informativi di questi pezzi importanti di pubblica amministrazione. Gli apparati informativi sono molto importanti, non devo dirlo a voi giovanissimi ingegneri, perché? Perché è tutto quello che noi facciamo nella nostra vita quotidiana si basa su dati e anche quando facciamo cose che apparentemente sembrano non essere dati, un post con una foto su Facebook, anche quello è fatto di dati. Quindi ciò che questi tre signori fanno nelle loro amministrazioni è maneggiare i dati, fare in modo che questi dati vengano trattati nel modo più efficiente possibile, più economico possibile, in modo tale che non si perda nulla e che tutto quello che si fa possa essere utile per rendere di maggior qualità i servizi che vengono erogati poi ai cittadini o alle imprese. Questo è il punto di vista di questa pubblica amministrazione che ci piace, che sarà la pubblica amministrazione in parte piccola del presente, ma in futuro voi sarete testimoni di quel futuro naturalmente. Noi siamo testimoni di quello che ci lasciamo alle spalle, che è un po' più lento, più vecchio, come dicevo prima, eccetera, eccetera. Quindi io andrei subito
come dire, nel dettaglio, e quindi darò meritamente la parola. Cioè, naturalmente vi chiederei di fare degli interventi, forse mi sono dilungata anche troppo io, di fare degli interventi possibilmente contenuti, vediamo se riusciamo magari a guadagnare qualche minutino, e darei immediatamente la parola a Francesco Castanò, Istat. L'Istat è il luogo dove vengono raccolti tutti i dati del paese. Quindi guardate che in ciascuno di questi tre interventi metteremo tutti e due i piedi nel fantastico mondo dei big data, cioè del mare magnum, dei grandi dati che regolano il funzionamento di una società, di un'azienda e anche in un certo senso di una famiglia, perché anche una famiglia quando tratta i propri dati, nel proprio piccolo la ragiona in termini di analytics e di big data. Quindi darei subito la parola a Francesco Castanò, che è direttore centrale dei sistemi informativi dell'Istat. Grazie Francesco. Grazie a voi per l'invito. Parto da... il tema è amplissimo, chiaramente. Si sente? Sì. Ok. Solo un paio di considerazioni, perché credo che sia utile anche per le persone che si affacciano adesso sul mondo del lavoro. Una fatta sul consuntivo, diciamo, uno di previsione. Sui dati di quello che è lo stato attuale, ci sono stati tutti i numeri esposti dal collega di Banca d'Italia. Noi come Istat facciamo una rilevazione che forse consiglio anche di andarsi a vedere, che è la rilevazione viene fatta su cittadini, imprese e ICT. L'ultima è stata pubblicata credo a dicembre 2015, con i dati a dicembre 2015. Quello che si vede è che il paese, l'Italia, nell'ambito dell'ICT è spesso indietro rispetto agli altri paesi europei e mondiali, quindi ci sono moltissimi divari per età, abbiamo una popolazione che è mediamente più vecchia degli altri paesi, quindi questo incide anche sulle competenze digitali, visto che parliamo di competenze digitali. La dimensione delle imprese è un altro fattore che incide moltissimo sulle piccole imprese, noi abbiamo moltissime piccole imprese, addirittura c'è un livello anche di connessione infrastrutturale bassa, quindi le piccole imprese usano poco internet, siamo agli ultimi posti come commercio elettronico, come acquisti online, siamo in bassa classifica, diciamo. I dati degli ultimi anni stanno migliorando, ma siamo ancora molto indietro. Le competenze digitali della nostra popolazione sono mediamente basse. Questo con un grosso impatto sia sul commercio elettronico, quindi sull'utilizzo delle tecnologie, sulla digitalizzazione in generale, sia sulla sicurezza. Siamo una delle palestre preferite per gli hacker dei cryptolocker ultimamente, no? Quindi da noi trovano facile terreno per fare soldi. Questo che vuol dire? Che c'è un contesto in cui sicuramente sul fronte della digitalizzazione siamo un po' indietro, ma stiamo guadagnando terreno, qui ritorno al punto delle policy governative che dovrebbero incentivare queste cose. Dall'altro lato c'è uno sguardo al futuro, che invece è questo mondo fantastico dei big data, che però adesso sta diventando un big umbrella, cioè tutto ricade sotto i big data. Ormai voi tutti che siete giovani e studenti saprete meglio di noi come i vostri dati, tutti i servizi di cui usufruite quando andate su internet, usate Google Maps piuttosto che Gmail eccetera, in realtà non sono gratis, li pagate con i vostri dati, con i dati che voi date. Questo che vuol dire? Che i big data sono attualmente considerati il nuovo oro nero, il nuovo petrolio. Questo petrolio ha bisogno delle raffinerie. Chi sarà le raffinerie? Saranno tutte le persone in grado di diventare questi famosi data scientist, che sono le figure più ricercate adesso nel mondo del lavoro. Questo è un settore che sta crescendo tantissimo. In Europa alcuni paesi come UK stanno addirittura facendo delle policy governative per l'incentivo alla creazione delle figure professionali sui big data. È stato commissionato anche uno studio in cui viene fatta l'analisi delle professionalità richieste addirittura in ambito geografico sull'Inghilterra. Non ho purtroppo il collegamento, ma più o meno la domanda di data scientist negli ultimi anni ha questo trend. Cioè, queste sono le persone richieste su questo fronte. Moltiplicato 50 o 100, per intenderci. Sì, sta crescendo in maniera esponenziale, il che comporta anche dal punto di vista dell'università la necessità di adeguare anche la propria offerta formativa per creare queste figure professionali, che sono le figure professionali nuove, ibride, molto particolari, perché devono avere di solito tre teste, cioè devono essere
persone competenti in information technology, sia sul fronte degli strumenti di information technologies, quindi di sviluppo applicativo, quindi linguaggi di programmazione, sia sulla parte anche componente infrastrutturale. Quindi credo che tutti voi conoscete i DB, NoSQL, Hadoop, tutte queste nuove tecnologie, che MongoDB, eccetera, che abilitano l'analisi dei big data. La seconda testa è una testa di metodi quantitativi, e qui siamo in ingegneria, quindi credo che tutti voi avete questo imprinting nel vostro percorso professionale, quindi serve un aspetto molto forte di analisi quantitativa, di capacità di modellazione. E una terza testa è quella delle competenze di business, quindi la capacità di capire quali sono i driver e le dinamiche che caratterizzano un ambito di business. Ecco, su questa cosa è un investimento che molti paesi stanno facendo, anche l'Italia, il sistema universitario italiano sta creando moltissimi, anche a Roma ci sono percorsi di formazione, qui a Tor Vergata anche, sul creare queste competenze, che sono le competenze che saranno maggiormente richieste nei prossimi anni, ma con un'impennata fortissima, perché è lì che si concentra il valore e la capacità per un'azienda di vincere sul mercato competitivo. Oggi le aziende che riescono a stare bene sul mercato competitivo e a essere vincenti sono quelle che usano bene l'information technology e che sanno estrarre l'oro nero e raffinarlo, quindi usare bene i dati per posizionarsi sul mercato globale, oltre a essere anche dei profili molto internazionali, che hanno una grande facilità di ricollocarsi su più scenari internazionali. Quindi questo è secondo me lo sguardo al futuro che bisogna dare sulle skills, che non sono più come qualche anno fa uno pensava alle skills, pensava alla capacità di usare internet o Office o questi programmi qua. Le skills del futuro sono la capacità di usare i dati, di capirne le implicazioni a livello di privacy, di gestione, di anche implicazioni normative, di sapere estrarre valore dai dati. Tu lavori in l'Istat, così diamo anche dei perimetri, diciamo. L'Istat quanti dipendenti ha? 2800. Ecco, tenete conto che quando voi leggete sull'Atlante geografico, non so, l'Italia, abitanti 59.829.747, quel 7 anziché il 6 è diventato tale grazie al fatto che quando l'Istat fa le periodiche, quando l'Istat fa le periodiche ricognizioni del paese, c'è un esercito di giovani e meno giovani che vanno in giro bussando casa per casa e raccogliendo tutti i dati delle famiglie italiane. Proprio nelle ultime ore, in queste ore, c'è stata la polemica sul canone TV, e sul canone TV è venuto fuori che su alcune decine di milioni di canoni dovuti ci sono stati 827.000 errotti di esentati grazie proprio ai dati che l'Istat ha fornito. Quindi mettere assieme i dati rivenienti, diciamo, da quella e quelli dell'Istat ha consentito di far vedere che il raffronto era corretto e coerente. Quindi è chiaro che l'Istat è il luogo dove, come dire, si tiene il polso del paese. Se diventiamo più ricco o più poveri ce lo dice l'Istat, se diventiamo di più o di meno ce lo dice l'Istat, se abbiamo più o meno migranti che diventano nuovi cittadini italiani ce lo dice l'Istat, e ci dice anche quanti ingegneri abbiamo, quanti di questi ingegneri fanno una cosa piuttosto che un'altra, eccetera eccetera. Quindi questo mondo dei big data è un mondo a cui voi dovete guardare, perché è uno dei tanti mondi importanti del futuro. Avete qualche domanda da fare? C'è qualcosa che vi interessa sapere di più su ciò che fa l'Istat? O c'è qualcosa che vi piacerebbe sapere di più sui big data? Se qualcuno di voi ha fatto un esame, ha un dubbio, oppure se gli piacerebbe lavorare, per esempio, nell'ambito dei big data. C'è nessuno che vuol fare una domanda? Ecco. Io sì. Vedo che c'è un giovane studente di ingegneria che vuol fare quindi una domanda. Benissimo. Sono un giovane studente della cultura digitale, diciamo. Fantastico. No, la domanda è se... precisamente nella facoltà di ingegneria si insegna già l'accesso ai big data o no? Questo però non c'è nessuno di ingegneria. Io credo che indipendente... Posso rispondere io? Certo. No, allora, il motivo per cui noi abbiamo avviato questa iniziativa è proprio perché tutti
è molto difficile farle entrare dentro diciamo le incastellature degli studi di ingegneria. Spesso oggi si cerca di risolvere, ma con delle soluzioni che sono dei palliativi, attraverso i master di secondo livello che vengono dopo la laurea magistrale. Secondo me questa non è la soluzione, è un modo, diciamo, di rispondere a questa domanda di crescita nel settore dell'ICT che purtroppo a cui si dà risposta in questa maniera perché non si riesce ad operare in altro modo. Ma il motivo fondamentale per cui non si riesce a fare tutto questo è perché i nostri strumenti di natura legislativa, prima ancora che tutte le carenze di cui ben sappiamo, è un'incastellatura molto rigida ed ha le radici negli anni 80 del secolo scorso, in quanto la riforma universitaria che fa capo a quella che è chiamata diciamo il congresso di Bologna dei primi anni 90 del secolo scorso. Ora, tutto questo può andare bene per tutta una serie di discipline più tradizionali, ma per quello che riguarda queste discipline così innovative, doversi riferire a delle strutture normative che prevedono delle forti rigidità, al di là di quello che noi diciamo sull'autonomia dell'università, su questo c'è pochissima autonomia degli Atenei, ma tutto deriva da una struttura centralizzata che proviene dalle norme erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comporta il fatto che tutte queste nuove competenze si fa fatica proprio per i meccanismi ad inserirle nei corsi e a trovare i nuovi skill che poi li possono erogare ai ragazzi e così via. Questo è uno dei motivi, anzi per quello che mi riguarda il principale, per cui io ho chiesto a persone esperte come voi di incontrarci periodicamente per cercare di trovare delle proposte, ed è il motivo per cui un attimo fa ho detto che cercherò di portarle al MIUR, perché poi alla fine è quello il ministero di riferimento per tutte queste cose. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda. E naturalmente se queste cose sono, diciamo, non rientrano ancora nella prassi ordinaria dei curricula accademici, non pensate che nelle aziende invece siano tutti bravissimi e tutti parlano di big data, eccetera. Non è vero, manco per niente. Anche nelle aziende, nella pubblica amministrazione, queste cose si devono studiare ogni giorno, perché ogni giorno cambia il contesto e voi che arrivereste per ultimi non dovete far altro che quello che stanno già facendo gli altri, che stanno lì magari da anni, cioè studiare sempre per agganciarsi al treno in corsa. Quindi non fatevi intimorire da nessuna di queste cose. Allora, io passerei subito al nostro secondo ospite, che è Michele Melchionda, in rappresentanza della Corte dei Conti. Ora, a voi giovani ingegneri, permettetemi la battuta, la Corte dei Conti non ha una origine araldica, né un'origine nobiliare, nonostante il nome, ma la Corte dei Conti è un organismo importante fatto di magistrati. E che cosa fanno questi magistrati? Controllano che la spesa pubblica venga usata in modo corretto, nel rispetto della legge e anche nel rispetto delle missioni degli enti che gestiscono i quattrini pubblici, no? Quindi è un grande organismo fatto da una quantità enorme di magistrati, e pensate che se io nel mio piccolo comune ho la sensazione che qualcuno abbia speso male dei quattrini, posso rivolgermi anche da cittadino alla Corte dei Conti e dire: secondo me il mio sindaco ha sbagliato a fare quell'investimento, o ha sbagliato a fare... E addirittura la Corte dei Conti è obbligata a intervenire anche se ricevesse semplicemente una segnalazione anonima. Anzi, diciamo che non so se esiste il servizio, ma se ci fosse anche un SMS senza mittente, il magistrato della Corte dei Conti sarebbe obbligato ad intervenire per saperne di più, come avviene nel caso della magistratura ordinaria. Quindi il ruolo della Corte dei Conti è molto delicato, ma è gravoso, è enorme. Pensate, 8.000 comuni, i ministeri, tutte le strutture pubbliche, le agenzie governative, le ASL e chi più ne ha più ne metta.
evidente che anche qui siamo nel mondo dei big data e anche qui l'uso della tecnologia è determinante e la tecnologia è una cosa che viene maneggiata dagli ingegneri. Poi il mio amico, mio amico che non c'è più direbbe per maneggiare la tecnologia servono i filosofi. Secondo me nella visione magno-greca sarebbe, la cosa ottimale sarebbe l'incrocio tra le due culture, tecnico e umanistica. No? Come no? Ecco, però Michele Melchionda governa questo sistema delle tecnologie in Corte dei Conti e credo che quello che avviene in Corte dei Conti è una tra le cose più innovative che sta avvenendo all'interno della pubblica amministrazione. Ce lo spiegherà adesso meglio Michele Melchionda, grazie. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità e grazie all'Università, alla Facoltà e parlavamo prima tra di noi della grande occasione di avere tante persone giovani cui trasmettere un po' di esperienze maturate non sempre positive nell'ambito di un sistema complesso come quello della pubblica amministrazione. Ha ben concentrato l'idea di Corte dei Conti, si fa sempre molta fatica a capire che cosa facciamo, io la traduco in maniera molto, cerco di essere, spero, simpatico, siamo quelli che sono antipatici a tutti, siamo antipatici sia ai cittadini perché siamo comunque una pubblica amministrazione, spesso riusciamo a essere antipatici anche alle pubbliche amministrazioni perché rompiamo le scatole alle pubbliche amministrazioni e quindi questo immaginatevi che vita d'inferno può costituire per chi praticamente grosso modo, oltretutto aggiungo questo per darvi un quadro completo ma molto vicino alla realtà, chi si allena a fare controlli immaginatevi come siamo controllati noi da questi 500 magistrati di cui parlavamo un attimo fa, quindi una vita veramente molto interessante. Veniamo spesso citati come esperienza positiva, best practice in ambito PA, insieme ai miei due colleghi che sono qui questa mattina, ma vorrei cercare di inquadrare una cosa utile per voi, perché essere citati best practice possa avere un contenuto interessante. E credo che sia molto legato a qualche aspetto relativo alla necessità di essere sinceri con voi e dirvi le cose esattamente come stanno. Quindi dirvi la verità, che mi sembra una cosa molto importante quando si parla con i giovani. E vi aspetta un percorso molto complesso, considerate che un po' di storia a volte aiuta, è una delle poche riforme che al governo fascista non è riuscito quello della PA. Io lo ricordo sempre, nel senso che questa cosa è molto interessante perché significa che era qualcosa di complicato. Perché era complicato? Perché l'Italia è un paese che è stato costruito dalla burocrazia. Altro termine, mi piace collegare dei termini che possano aiutarvi a capire qual è la complessità. Si parla della pervasività degli skill, giusto? Interessante, cioè facciamoli entrare in tutti i luoghi in cui è interessante, possibile che ci sia spazio. Abituatevi a combattere contro chi della pervasività ha fatto la sua esistenza in vita, la burocrazia. Quindi la burocrazia è il vostro concorrente più pervasivo che incontrerete quando parlerete di PA. Io ne faccio parte, quindi non me ne chiamo fuori. Anzi, aggiungo, quando parliamo di skill, che a questa la burocrazia, che è bravissima ad essere polimorfica, per cui si adatta perfettamente al contesto, è diventata anche burocrazia digitale. Quindi bravissima anche a fare questo, nel senso che ha aggiunto una catalogazione nella sua essenza, per cui oggi vi troverete di fronte una burocrazia e in più una burocrazia digitale. Perché dico questo? Perché è quella che ha generato sostanzialmente quel dato che io continuo a vedere riportato, che ha riportato il collega di Banca d'Italia, che è sempre favolosamente interessante, che sostanzialmente ci colloca nei vari report dell'agenda digitale europea come paese che produce una tonnellata di servizi non utilizzati. Ricordatevi anche questo. Sarebbe come dire sostanzialmente che oltre a TripAdvisor ci sia un Rostocchio o Minollo.it che da qualche parte eroghi gli stessi servizi e che voi naturalmente, bellamente, giustamente ignorate, ma esistono. Cosa succederebbe se quella fosse, cosa succede nel mondo reale? Rostocchio.it chiude il suo sito in 3 giorni. Rostocchio.it, se è una pubblica amministrazione, mantiene il suo sito per 30 anni. Lo paga, lo manutiene
e in questo si sviluppa una economia non sana, che è un po' un refrain che il mio ingegnere Attias, col quale lavoro, riporta spesso. Non occupatevi di questa, vi prego, visto che siete giovani, di questa ingegneria non sana e di questa economia non sana, ma cercate di occuparvi di TripAdvisor. Nel senso, abbiate la fede che anche in un paese complicato come il nostro, prima o poi, l'ho detto in un altro contesto in cui si parlava, forse vi metteremo a disposizione un TripAdvisor della pubblica amministrazione. Acqua calda, nel senso, ci facciamo, prima sentivo parlare di come si può misurare il merito o di come si può misurare, io sfiderei chiunque ad andare a mangiare in un ristorante che ha 0 stelle, voi non ci andate. Invece nella pubblica amministrazione che ha 0 stelle non solo ci andate, ma siete anche costretti ad andarci. E quindi di fatto domanda per big data e do l'idea del perché secondo me vi dobbiamo delle informazioni vere. Allora, per darvi delle informazioni vere dobbiamo cercare tutti sì di attendere una visione complessiva, una governance che ci dia una strada, e questo è indispensabile, perché non si può pensare che si possa digitalizzare un paese con 10.000, 20.000, 30.000 interventi, anche tutti in buona fede, tutti ben strutturati singolarmente, se non c'è una regia complessiva, e quindi bisogna sicuramente in qualche maniera attendersi qualche cosa di indicativo in termini, io lo chiamo spesso un piano regolatore nazionale del digitale. Non si può non sapere da che parte andare, a maggior ragione non possiamo non dire a voi dove dovete andare, di che cosa avremo bisogno tra 10 anni, perché il vostro percorso è un percorso tra 5 anni, 3 anni. Se non abbiamo un percorso stabile verso il quale indirizzarvi, non vi staremo dando alcuna indicazione interessante. Sfrutto e chiudo per stare nei tempi una modernizzazione di qualcosa di che più antico non c'è. Prima Raffaele citava che la Corte ha l'obbligo in qualche maniera di agire e quindi aprire istruttorie su casi specifici anche a fronte di una segnalazione anonima. Allora, parliamo di big data. Provocazione su che cosa può diventare esattamente l'utilizzo corretto dei big data in una società moderna che utilizza tutto quello che ha a disposizione. Qual è secondo voi il posto in cui si parla di più e peggio delle pubbliche amministrazioni oggi? Il social. Che cos'è un social listener se non una denuncia anonima? E se i sistemi di analytics e di social listening che oggi abbiamo a disposizione diventassero fonte iniziale di indagine? E vi dico che già lo è. Di fatto, se voi immaginate quello che una volta in progress sono diventate, nel Novecento inizio erano lettere anonime, poi sono diventate gli articoli sui giornali, oggi perché un blog o un gruppo di discussione su Facebook, di chiunque esso sia, o dei tweet, non possano di fatto essere la fonte iniziale anche di un'indagine importante che porta a rivedere completamente anche gli assetti di un'organizzazione importante, come può essere un comune o chiunque altro. Allora, perché l'ho presa molto larga, non vi ho parlato affatto di Corte dei Conti, ma un po', prima siamo stati citati come approccio innovativo, la filosofia che stiamo cercando di far passare è che l'IT oggi per la pubblica amministrazione è un'occasione incredibile di rilancio. Si può utilizzare tutto quello che abbiamo disponibile per recuperare il tempo perso. Dovremmo occuparci di quello che ci occorre e non di tutto quello che invece è già disponibile, dove per disponibile intendo dire disponibile in termini di mercato, disponibile in termini di soluzioni già attuate e disponibile in termini di skill già presenti sul mercato, che non è necessario, ahimè, che è un altro errore che la pubblica amministrazione fa spesso, ricostruire al suo interno. Questo almeno come punto iniziale di riferimento. Grazie Michele, così abbiamo stabilito che le vostre non sono origini araldiche o nobiliari, grazie, meritatissimo, ma voi fate le pulci, e cioè fate i conti a chi i conti non ha saputo fare, e quindi è un ruolo importante, determinante, diciamo. Quindi ci siamo occupati di chi tratta i dati dell'intero paese,
ci siamo occupati di chi tratta i dati delle pubbliche amministrazioni e adesso ci occupiamo di chi tratta i dati dei lavoratori, di tutti i lavoratori italiani. Quindi do subito la parola a Stefano Tomassini, INAIL, e anche egli è il, come dire, la persona responsabile proprio dell'apparato, della tecnologia dell'INAIL, che, come diceva Michele, è, e qui vorrei, se mi permettete, una piccola annotazione per voi tutti, che insomma i giovani hanno una grande forza, anche vogliono vedere chiaro, pulito, cioè, la tecnologia è trasparenza, ci permette di controllare tutto, ci permette di scovare qualche marachella. Una volta si usava mettere la polvere sotto il tappeto per nascondere, oggi non c'è più il tappeto, è tutto parquet, è pulito, e la tecnologia ci permette di fare una grande pulizia. E naturalmente gli alfieri di questa tecnologia siete voi, giovani ingegneri, e anche se non fate i big data all'università, vi hanno insegnato il metodo, quindi quello che voi non conoscete adesso lo potete imparare, perché da ingegneri siete stati educati con un rigore della risoluzione del problema. Do subito quindi la parola a Stefano Tomassini, che ci aprirà uno squarcio su quest'altro aspetto della pubblica amministrazione. Grazie. Molti buongiorno a tutti. Molti conosceranno l'INAIL come l'ente assicuratore con l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. In realtà, fortunatamente, questo diciamo che è il mestiere storico dell'INAIL, per il quale siamo forse anche più tristemente conosciuti, perché poi ogni tre mesi siamo lì alla, alla cassa a chiedere la contribuzione sui lavoratori. In realtà facciamo anche altri mestieri, dicevo anche più interessanti, che attengono al mondo della ricerca, della prevenzione degli infortuni sul lavoro, quindi la riduzione degli infortuni, delle morti, delle malattie professionali, che rappresentano e rappresenteranno in realtà la maggiore, l'aspetto più critico rispetto a quello che sono gli infortuni, che sono in realtà in diminuzione, soprattutto le morti in causa di lavoro. E poi un'area sanitaria sulla quale stiamo di nuovo tornando, perché prima della riforma del Servizio Sanitario Nazionale del 78 INAIL affiancava gli ospedali pubblici su determinati per determinate prestazioni. Oggi l'INAIL interviene sugli infortunati del lavoro in ambito protesico. Probabilmente qualcuno di voi avrà anche visto alcune esperienze molto interessanti e di avanguardia appunto sotto il lato protesico, la mano cosiddetta, la mano bionica, l'esoscheletro, che sarà presto presentato, che sono di fatto gli aspetti che la contribuzione obbligatoria comunque consente poi all'INAIL di intervenire, ecco, su questi ambiti di ricerca e di recupero molto importante del lavoro, del lavoratore alle situazioni di lavoro, perché il fine ultimo è poi quello di riportare, di riconsentire al lavoratore di rientrare nel proprio ambito sociale dove era prima della causa di infortunio. Come diceva Raffaele, io mi occupo della componente IT. In realtà dallo scorso anno l'istituto ha avuto questa intuizione di mettere assieme la componente, la funzione organizzazione con la funzione IT, quindi ci chiamiamo non più direzione centrale per i servizi informativi e le telecomunicazioni, ma ci chiamiamo direzione centrale per l'organizzazione digitale. Diciamo che è una grossa scommessa che l'istituto ha fatto, un grande onere, un grande impegno che ci è stato assegnato. E ci è stato assegnato anche l'impegno anche per il fatto che, come si diceva prima, le competenze presenti all'interno delle amministrazioni pubbliche fanno riferimento a comunque ad un percorso di telematizzazione di informazione che, come me, appunto, partivano da un'era analogica. Quindi noi ci confrontiamo con una realtà amministrativa che sostanzialmente, nella migliore delle situazioni, si è preoccupata di informatizzare dei processi, dei procedimenti amministrativi
che precedentemente venivano gestite in maniera analogica. A riguardo, pensate soltanto questo, che la nostra età media è molto avanzata, non vi dico il numero perché sennò vi impaurite, perché 57 anni, diciamo, della parte de, io abbasso la media, io sono il responsabile, abbasso la media, quindi vi dico che sto un po' sotto i 57. Però si aprono, secondo me questo, diciamo, è un elemento che, se per un verso apre un grosso fronte critico, per chi si sta avvicinando al momento d'entrare nel lavoro, rappresenta anche una grossa opportunità, e la pubblica amministrazione, al di là di tutto quello che Michele Melchionda ha assolutamente vero, perché ci scontriamo quotidianamente e la voce se ne va anche per questo motivo, però rappresenta un'opportunità, perché risentivo, perché la Corte dei Conti, i magistrati della Corte dei Conti, se pure noi abbiamo una visione, avendoli conosciuti anche nel passato, fortunatamente in contesti, però ci hanno ricordato che la pubblica amministrazione, il personale della pubblica amministrazione si è ridotto e ha creato un gap generazionale, non definisco importante, io lo definisco quasi ormai incolmabile. Questo di fatto consente di creare virtualmente una bad company e una new company, perché siamo convinti, io sono certo, che i governi, l'attuale e quelli che seguiranno, non potranno reiterare, diciamo, questa visione cieca del blocco delle assunzioni e di non investire su ambiti come quello dell'amministrazione digitale, con nuove forze, con nuove idee, con nuovi modi di ragionare, e soprattutto di non vedere l'amministrazione, come diceva Raffaele precedentemente, il vecchio nella pubblica amministrazione è molto forte, ma finalmente il vecchio andrà poi in pensione. Certo. E quindi si apriranno, secondo me, ci rimarremo forse noi ancora un po' di anni, insomma, se una quindicina d'anni ce l'abbiamo davanti, però si apriranno sicuramente nuovi spazi che daranno un forte impulso alla pubblica amministrazione. Oggi si stanno mettendo delle premesse, perché io sono dell'idea che faremo, proprio perché il vecchio è molto forte, riusciremo ad intervenire solo su alcuni ambiti, solo aprendo delle brecce, ma non riuscendo, perché se non c'è riuscito il regime fascista, insomma, non siamo noi, non abbiamo neanche le energie sufficienti. Però si apriranno delle opportunità, e vi riporto un pochino alcune delle, diciamo, alcune sensazioni, alcune cose che stiamo facendo in Inail, dove la vecchia struttura IT, quando dico vecchia struttura perché è composta anche da persone, la persone che vanno complessivamente tra i 45 anni e i 65, insomma, ne sono andati via molti, che per un verso hanno rappresentato un elemento di criticità, perché non abbiamo avuto alcuna possibilità di sostituirli, per un altro sono state un'opportunità, perché ci hanno obbligato a ripensare quello che è il ruolo dell'IT all'interno dell'istituto. Cioè, noi ci relazioniamo essenzialmente con aziende, con le associazioni di categoria, provenienza sindacale, con i consulenti del lavoro, i commercialisti, con un'area, quindi non, almeno fino a poco tempo fa, non direttamente con i lavoratori, però comunque con aree sostanzialmente professionali, cioè che in qualche modo interagiscono con i servizi telematici in maniera abbastanza abbastanza agevole. Oggi stiamo aprendo appunto al lavoratore, soprattutto per quello che sono i nuovi servizi, per cui stiamo ragionando, ecco, sull'utilizzo dei dati in ambito prevenzionale, quindi sfruttando quella che la tecnologia ci mette a disposizione, chiaramente in accordo, in collaborazione con i datori di lavoro, per mettere a disposizione di
device, smartphone o quelli che sono, delle attenzioni che diversamente oggi il lavoratore non avrebbe rispetto a lavorazioni piuttosto che ad ambienti che rappresentano un elevato livello di rischio e che debbono essere quindi trattati in maniera efficiente. Su, da questo punto di vista, in maniera molto più economica rispetto a prima, la tecnologia ci aiuta. Sull'ambito riabilitativo stiamo ragionando sulla riabilitazione da remoto. Oggi i nostri infortunati si recano nelle sedi dove viene fatta la riabilitazione, cioè, si recano spesso anche provenendo da luoghi lontani. Stiamo lavorando assieme ad un'università per mettere in piedi appunto un sistema che consenta al medico delle nostre sedi di seguire l'infortunato direttamente da casa propria. Considerate che alcuni degli infortunati sono anche protesizzati, quindi è gente che magari ha qualche arto in meno. Però questi sono gli aspetti, diciamo, che in qualche modo danno immediatamente percezione di quelle che sono i vantaggi e le opportunità. Infatti, andando, quindi uscendo dalla nostra area dell'IT, dell'organizzazione, stiamo avviando adesso quella che è la seconda fase, perché nella prima fase, nel cosiddetto piano strategico 2014-2016, noi abbiamo creato, io ho detto, una sorta di infrastruttura. Quindi siamo intervenuti sui nostri modelli organizzativi, siamo intervenuti sui nostri sistemi, sulle nostre applicazioni, sul nostro modo di sviluppare anche le nostre applicazioni, abbiamo definito delle policy, abbiamo creato una serie di regole alle quali attenersi sotto il profilo della sicurezza e privacy, perché i dati che trattiamo sono dati estremamente sensibili, perché intervengono su aspetti della persona assolutamente delicati. Però abbiamo quindi creato l'infrastruttura, adesso quello che occorre è coinvolgere le aree cosiddette di business, che è la componente più complicata, perché se noi le chiamiamo aree di business ci viene in mente a un qualcosa che è molto, diciamo, interessato al business, ma in una pubblica amministrazione purtroppo l'interesse è legato più all'adempimento normativo, perché tutte queste cose sono regolate da legge. Allora bisogna creare delle situazioni di vantaggio anche per il business, quindi dando la possibilità alle direzioni, diciamo, più amministrative di cogliere appunto le opportunità che il digitale offre nei confronti per sviluppare, appunto trovare aree nuove sulle quali potersi andare trarre valore anche dall'utilizzo e dalla valorizzazione del patrimonio informativo, che è un po' questo, perché le statistiche che abbiamo visto, di fatto noi abbiamo ormai tutti i servizi erogati da INAIL, veramente ce ne sono due utilizzati da 10 persone una volta l'anno, e quindi io ho detto non facciamo nulla per queste 10 persone, perché magari andiamo a casa loro e vediamo come fare. Ci costa molto di meno. Però ormai tutti i servizi sono stati informatizzati. In realtà vengono anche utilizzati in maniera significativa, perché ormai siamo, diciamo, tra quelli che per i quali l'obbligo telematico introdotto normativamente ha determinato un risultato, nel senso che effettivamente tutti i nostri interlocutori, i nostri stakeholder, che ho detto però sono una categoria un pochino più specializzata, perché sono professionisti, sono aziende e professionisti, però noi oggi ancora non cogliamo quella che è l'occasione che ci può arrivare dalla valorizzazione appunto dei dati che in qualche modo riusciamo. E chi può, diciamo, cogliere questa opportunità? Soltanto il business. L'INAIL a questo punto, attraverso lo stimolo, perché io credo che le direzioni, e chiudo perché le direzioni IT, quindi le competenze tecniche, sono coloro che abilitano
sotto il profilo tecnico, ma che stimolano sotto il profilo culturale processi di cambiamento, perché non possono pervenire processi di cambiamento da chi ha davanti l'adempimento amministrativo. Quindi sono solo delle strutture che hanno un pensiero diverso, che è un pensiero laterale rispetto a quello dell'adempimento, con le quali poi si innescano anche i conflitti, perché non è assolutamente così rose e fiori l'attività che stiamo facendo adesso di piano industriale per l'INAIL digitale 2017-2019, per l'INAIL 2020, cosiddetto tutto il nostro payoff per il prossimo piano industriale. Però c'è proprio questo conflitto tra la struttura che si occupa della componente tecnologica e organizzativa e le strutture che invece debbono evolvere e utilizzare il digitale come volano per il proprio business. Solo come per agganciarmi agli elementi di criticità che Michele Melchionda poneva prima, non possiamo e anche il collega di Banca d'Italia, non possiamo immaginare di continuare ad andare anche così in ordine sparso. Cioè che se da una parte possiamo anche avere delle realtà che per una serie di occasioni hanno colto delle opportunità e sono partite in avanscoperta, sono partite prima rispetto ad altri, però non possiamo pensare che tutto funzioni in questo modo. Quindi abbiamo come pubblica amministrazione ancora aperti alcuni aspetti sui quali, anche se stiamo andando, perché SPID, Pago PA, la fatturazione elettronica sono ormai nostro pane quotidiano, però non possono rappresentare oggetti isolati se non visti in un ambito di nuovo di infrastruttura comune su cui tutti quanti poi ci andiamo a riscoprire, a condividere, perché poi il cittadino, l'azienda, l'impresa deve riconoscere che la pubblica amministrazione si sta identificando come un interlocutore unitario. Quindi va identificata l'infrastruttura comune, vanno identificati modelli organizzativi comuni, perché non è scritto da nessuna parte che la gestione del personale, la gestione contabile abbia i 10.800 particolarità delle amministrazioni pubbliche italiane, e quindi da questo punto bisogna sollecitare i nostri organismi e i nostri colleghi. Noi facciamo un po' una piccola rete, perché ormai ci vediamo periodicamente, proprio per convergere sulla creazione di infrastrutture. Io quando parlo di infrastrutture non parlo solo di sistemi, ma anche di modelli organizzativi di riferimento. Grazie Stefano Tomassini, INAIL. Giusto per tirare l'elastico e unire, uso il sistema delle stringhe di Google. Big data è la cosa più importante, nuove figure, data scientist, quindi persone che si occupano dell'analisi dei dati, perché è il nuovo petrolio. Riforma della PA, ovvero processo di cambiamento e anche cose nuove, e già questo fa parte del processo di cambiamento. Una cosa come la Corte dei Conti, molto burbera, molto... che intimorisce, fa il socialista, cioè sta a guardare quello che i 25 milioni di italiani che sono iscritti, che ogni giorno anzi entrano in Google, in Facebook, dicono, eccetera, eccetera. E infine l'INAIL, e qui io in effetti ho banalizzato un po', ma ti sono grato Stefano perché mi permetti di usare una piccola metafora, perché io ho descritto INAIL in quel modo, ma tu hai aggiunto due elementi molto importanti, cioè quando parliamo dell'INAIL e della cura del lavoratore italiano ci sono due elementi molto importanti. Il primo è quello della cultura della prevenzione, e quindi è un aspetto culturale, e il secondo è che INAIL avvalle anche
una incubazione, diciamo, di tecnologie, perché quando voi vi preoccupate del reinserimento di un lavoratore che ha ricevuto un danno sul lavoro, parlare di esoscheletri o di arti bionici vuol dire esattamente preoccuparsi non solo di come questa cosa non avvenga e quindi la cultura della prevenzione, ma quando avviene utilizzare le soluzioni migliori che la tecnologia ci offre a livello più alto. E questo rassicura qualunque cittadino, qualunque padre di famiglia che abbia la sventura di farsi male sul lavoro. Quindi io ringrazio i nostri tre ospiti perché rappresentano quella parte d'Italia che ci piace, assieme peraltro ai due ospiti precedenti, è quella parte bella della pubblica amministrazione che può migliorare soltanto quando giovani come voi, entrando nel mondo del lavoro, daranno il loro contributo, che sarà sicuramente di qualità e di straordinaria vivificazione per quel processo di cambiamento, ed è l'ultima parola della stringa di Google che vorrei citare, che a cui tutti e tre avete fatto riferimento. Grazie, e passiamo la parola al panel successivo.